inizio il primo torneo di RCP, dove andremo a aiutare i ragazzi dell'AMPAS, quindi tutti i volontari di AMPAS, che vogliono provare a mettersi in discussione su quella che è le proprie capacità, le proprie competenze sul massaggio cardiaco, attraverso uno strumento che ci aiuta in qualche maniera a raccogliere i dati di come un volontario sta massaggiando e a estrapolare quali sono le eventuali criticità e dove poter andare a lavorare. Ad esempio, la compressione non è adeguata, benissimo, la macchina ci dirà: guarda, dovresti spingere un pochino di più. Hai ottimizzato la frequenza, quindi sei a 106, hai massaggiato per circa il 93%, anche se sei stato un po' più attento, quindi hai già migliorato il tuo grado di performance. In questo momento la criticità è nella fase di rilascio, perché fondamentalmente nello spingere si sfrutta il peso corporeo, ma nella fase di rilascio non si è sufficientemente preparati a ritornare in una posizione neutra. Quindi il concorrente si concentra molto sullo spingere, ma poco sul rilasciare. Guarda, mi sono fregato con questo 16. Perché hai spinto? Perché pensavo quello che mi avevi detto, fatto il 2-3. Però grazie, no, è stato molto molto utile. Per adesso io mi sento di dire che tutti quelli che hanno partecipato hanno comunque fatto un buon massaggio, e paradossalmente se avessero dovuto intervenire in un vero RCP avrebbero comunque fatto un massaggio di qualità.